Eneba è lo sponsor di questo video, marketplace dove è possibile acquistare le proprie key di gioco sia su PC che su console, oppure anche degli abbonamenti o programmi per PC e crediti in game. Eneba è uno store in espansione, che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4 stelle e mezzo su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami, e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati, però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata, tutti i link del caso li trovate in descrizione. Good morning YouTubers! Finalmente è stata presentata la modalità Hazard Zone, che è l'ultima che mancava per scoprire questo Battlefield 2042. Ovviamente una modalità che non si inventa nulla di nuovo, va un po' a mixare diversi aspetti già noti e ad aggiungere qualcosa di suo per ritagliarsi un suo spazio personale originale nel panorama degli FPS PvP misti PvE con estrazione. La domanda iniziale di questo video è: ma è una Battle Royale? Cioè Battlefield ha introdotto una Battle Royale all'interno del suo titolo? Vediamo un pochettino di che cosa si tratta. Allora, Hazard Zone è una modalità da 32 player per quanto riguarda la next gen e il PC e da 24 per quanto riguarda invece la old gen, che si giocherà all'interno delle mappe di gioco classiche di Battlefield 2042. Si lega un po' a quella che è la lore del gioco, delineando una modalità che prende spunto da quel famoso blackout che porta alla caduta sul suolo terrestre dei satelliti che orbitavano intorno alla Terra, che saranno poi i nostri punti di interesse una volta iniziato il gioco, perché dai satelliti si raccolgono le informazioni e queste informazioni sono appunto l'obiettivo del gioco. Non uccidere tutti quanti, né sostanzialmente rimanere l'ultimo team in vita, ma riuscire a raccogliere più informazioni, più intel possibile dai satelliti e fuggire dalla mappa con queste informazioni. I satelliti si trovano già sparsi nella mappa al nostro arrivo, però durante la partita ne cadranno anche di nuovi. Questi ultimi contengono più informazioni, saranno più remunerativi rispetto a quelli che già troviamo schiantati al suolo. Durante il corso della partita avviene un'estrazione in mid game e una alla fine della partita. Ci saranno quindi questi due Osprey che in due momenti diversi ci verranno a prendere, estraendo quindi due squadre da 4 giocatori in totale, e questo significa che due squadre su 8 vinceranno la partita e riusciranno a fuggire estraendo dati dal campo di battaglia, uno mid game, l'altro alla fine. Nella mappa saranno anche presenti soldati IA settati in una modalità un pochettino più difficile rispetto a quello che siamo abituati e abbiamo visto anche in beta e in conquista, e sono da intendersi quasi come mini boss fight, perché comunque sono ostili, svolgono delle ronde all'interno del campo di battaglia e difendono anche alcuni punti, apriranno il fuoco ovviamente se ci incrociano. Saranno capaci di utilizzare anche mezzi di trasporto quali le gippettine, ma non saranno dotati di carri o elicotteri o jet, ma questo neanche noi, ok? All'inizio della partita ci sarà il briefing in cui si scelgono i membri del nostro team tra gli operatori presenti in game, uno per tipo, non se ne possono prendere due uguali, ognuno quindi avrà le sue abilità e si comprerà il suo loadout. Poi si passerà all'azione andando nella mappa di gioco vera e propria senza sapere esattamente di preciso dove si trovano tutti i satelliti caduti. Sappiamo in generale dal briefing dove sono le zone un pochettino più calde, però non abbiamo proprio la certezza matematica del punto preciso dove si trovano, anche se esistono dei data scanner comprabili nel mercato nero prima che inizi la partita con dei crediti che si accumulano vincendo questa modalità, che ci mostrano invece nella mappa proprio dove sono presenti gli intel da raccogliere, eventualmente anche quelli che hanno raccolto altri player. Così come i player che vincono questa modalità raccolgono sostanzialmente dei crediti spendibili all'interno del mercato nero e potranno acquistare quindi sia armi, gadget, ma anche degli upgrade, che sono da intendersi un po' come dei potenziamenti, che, attenzione, vengono persi sia i loadout sia i potenziamenti quando si muore all'interno della partita. Un compagno ferito può essere rialzato prima che muoia, ma se muore del tutto può ancora essere ressato in alcuni punti specifici della mappa durante la partita. Da quello che ho capito bisogna cercare dei portatili, e questi portatili possono o chiamare dei rifornimenti o chiamarvi una gippettina oppure ressare qualcuno.
Esiste anche la possibilità di comprare, ancora prima di entrare nella partita, uno di questi portatilini che vi permette appunto di richiamare lo schieramento dei vostri compagni. I potenziamenti acquistabili a inizio game sono di differenti categorie, cioè possono essere semplicemente dei perk che ci rimborsano di qualche credito se dovessimo morire con tutto il nostro loadout in game, perk che forniscono informazioni sulla posizione dei data drive da recuperare in gioco, perk che ci permettono di portare dietro più munizioni o più gadget, insomma sono di varia tipologia. E giusto per inciso, la quantità di vita degli operatori, il time to kill di Hazardzone, è lo stesso che ci sarà all'interno della modalità normale in conquista. C'è la possibilità di avere l'armatura, come avete visto dalle immagini, ma è la solita placchetta che aggiunge quel 20-25% in più di resistenza, similmente a quanto succede nelle altre modalità, e abbiamo visto che non fa poi più di tanto la differenza, sono quel paio di colpi in più rispetto al normale. A differenza delle modalità Battle Royale, questa qui Hazardzone non incentiva quindi il girare per la mappa a uccidere tutti, quindi alla fine dei conti una modalità in cui l'obiettivo di gioco non è quello di uccidere tutti e rimanere l'unico team presente in mappa per vincere, ma è quello di cercare informazioni e riuscire ad estrarre con quelle informazioni, con due team che vincono all'interno di una partita da 8 team, direi che non è esattamente il format classico di una Battle Royale. Il tempo massimo delle partite dovrebbe essere intorno ai 20 minuti per quelli che riusciranno a prendere l'ultimo osprey, l'ultimo condor da estrazione. Tra l'altro, andando avanti nella partita, avvicinandoci alla seconda estrazione, il tempo peggiorerà, ci saranno gli uragani vari, quindi diventa un pochettino anche tosta la situazione da gestire. Chiaramente poi si potrà giocare anche in modo aggressivo e cercare di fare fuori tutti, però ecco, non è quello l'obiettivo. Se non si estrae Intel è tutta fatica sprecata. Paradossalmente un team può vincere tranquillamente anche senza sparare un singolo colpo. Quindi no, per quanto mi riguarda non è una Battle Royale. Io personalmente intendo la modalità Battle Royale come la classica modalità Battle Royale, che ha un solo semplice obiettivo: rimanere gli ultimi in game uccidendo gli avversari. E questa modalità non ha quell'obiettivo, altrimenti dovremmo comprendere all'interno della dicitura Battle Royale praticamente qualsiasi gioco in cui si uccidono gli altri team e c'è un gruppo di persone che vince e altre che perdono. Direi che è un po' troppo largo così il concetto di BR. Come detto all'inizio, è una modalità che prende spunto comunque da cose già viste, che ci aggiunge qualche caratteristica propria. Tra l'altro, appunto, come ho detto, in endgame tra tornado e tempeste, queste qua sono cose che ritroviamo tranquillamente poi nella conquista di Battlefield. Ci sarà la presenza di zone radioattive, eccetera. Cioè, chiaramente non è neanche la classica modalità che uno si aspetterebbe da Battlefield, è qualcosa di estremamente nuovo per il franchise. Ci sarà chi la sicuramente schiferà proprio a prescindere, rimanendo fedele alle modalità classiche, e quindi conquista, sfondamento da un lato e tutte quante le altre, TDM, Rush, eccetera, che sono accessibili tramite la modalità Portal. Per quanto riguarda me, è chiaro che noi andremo a provarla, vedremo se merita, se è fatta bene, e detto in maniera proprio semplice, se ci diverte la giocheremo, se non ci diverte no. Lasciatemi qui nei commenti quelle che sono comunque le vostre impressioni in merito, e per il resto ragazzi noi ci vediamo questa sera sul sito Diversamente Rosso, oppure semplicemente al prossimo video.